tutti, grazie a voi di essere venuti qui ad ascoltarci, grazie a Federica e all'Università di Bologna, alla Sapienza. Faccio l'avvocato specializzato in produzioni cinematografiche audiovisive. Parte sostanzialmente da un'analisi quasi evoluzionistica della scienza che gli si presenta davanti e definisce la visione del mondo così come viene comunemente accettata come il paradigma, cioè il termine di confronto che viene seguito dalla comunità scientifica, dagli operatori del settore, da tutti coloro che si riferiscono a un dogma che deve essere seguito. All'interno del paradigma che tutti seguono ci sono delle anomalie e queste anomalie vengono di solito eliminate, disregarded, come dicono gli anglosassoni, proprio perché sono delle anomalie che si discostano dal paradigma principale ma non vanno ad intaccarne la sostanza e vengono generalmente ignorate o neglette. Il problema è che quando un numero sufficiente di anomalie comincia ad accumularsi contro un determinato paradigma, quel paradigma entra in uno stato di crisi perché non riesce più a trovare validazione sufficiente per poter rimanere, dunque viene messo in dubbio. A questo punto, in questo stato di crisi, quelle anomalie, quelle idee dirompenti che venivano originariamente scartate vengono messe alla prova e, se validate, si forma un nuovo paradigma. E questo è quello che sta succedendo un pochino nel settore della produzione e distribuzione cinematografica. Una battaglia intellettuale tra i sostenitori del vecchio paradigma, la produzione tradizionale come l'abbiamo sempre conosciuta, e invece i seguaci del nuovo paradigma, tutte queste nuove piattaforme. Abbiamo parlato di digital disruption, abbiamo parlato dell'avvento della tecnologia che sovverte le regole di distribuzione, abbiamo parlato di questi nuovi servizi di streaming OTT che ti portano a casa il cinema e dunque non è più un going out ma un remaining in sul divano di casa, facendo addirittura binge watching di serie in cui uno si guarda 10 puntate una dopo l'altra con il barattolone di popcorn che una volta si usava comprare al cinema e che aveva tra l'altro una sua valenza economica anche per il cinema. Questa lotta tra i due paradigmi a un certo punto vede la soccombenza del precedente paradigma e il sorgere di quello nuovo. E come cinicamente diceva Max Planck, che è un signore che qualcosa di buono deve aver pensato perché gli hanno dato il Nobel per la fisica, diceva: una nuova verità scientifica non trionfa quando convince ed illumina i suoi avversari, ma piuttosto quando essi muoiono, semplicemente, e arriva una nuova generazione familiare con essa. Questo vale sia per gli esseri umani che per le aziende, che per i modelli di business. E dunque questo cambiamento di paradigma è quello che è sostanzialmente una rivoluzione. Il vecchio paradigma qual è? È un vecchio paradigma che ormai ha quasi 100 anni. Noi siamo abituati a pensare alla produzione cinematografica sostanzialmente in termini della produzione americana. Siamo stati, dopo il secondo dopoguerra, anche una sorta di riconoscenza verso quel paese che era intervenuto, diciamo, a salvare la libertà europea e poi aveva partecipato alla ricostruzione industriale dei paesi europei. Comunque noi abbiamo sempre guardato dagli anni 50 in poi ai modelli statunitensi e ci sono stati, e forse ci siamo anche dimenticati, dei modelli che avremmo potuto proporre noi, la Hollywood sul Tevere, Cinecittà, il grande cinema italiano degli Antonioni, dei Rossellini, dei Fellini, che però a un certo punto ha cominciato ad annacquarsi lentamente di fronte allo strapotere economico degli Stati Uniti, che è uno strapotere economico anche per questioni numeriche, semplicemente perché quando produci per 380 milioni di abitanti che parlano la stessa lingua e hanno a livello federale le stesse regole, hai sicuramente una base di utenti dove anche l'1% serve a coprire di questo pubblico, ti basta per coprire il budget di un qualsiasi film. 100 anni fa, dunque, sorgevano negli Stati Uniti le famose Big Five, no? Paramount, Warner Bros., la MGM, Metro-Goldwyn-Mayer, attraverso fusione, perché poi Metro-Goldwyn-Mayer erano tre società fuse insieme, poi fuse con la Leuze, la RKO, la 20th Century Pictures, e la Fox Theaters. Fox era in realtà un distributore, che poi diventa la 20th Century Fox, eccetera.
e poi queste piccole che sorgevano allora, che erano la Universal, Columbia e United Artists. Vedete che nelle Big Five e nelle Little Three non ci sono, non c'è ancora la Walt Disney, che oggi è quella enorme linea colorata che copriva milioni e milioni di fatturato, che vedevamo nelle precedenti slide, e che era un produttore indipendente, che poi diventa una mini major, poi cresce fino a diventare le major e diventano quelle che sono oggi le Big Six, ritornate poi a 5 perché 20th Century Fox è stata ricomprata dalla Disney. Disney ha sostanzialmente comprato la Marvel, ha comprato la franchise di Star Wars, ha comprato la 20th Century Fox, sta lanciando il suo canale, dunque ha un'espansione, capacità espansiva assolutamente da corazzata. Ma soprattutto qual era lo schema che veniva applicato? Tutte queste major e a catena, diciamo, le mini major e poi gli indipendenti seguivano uno schema consolidato: il produttore produceva, il distributore distribuiva e l'utente guardava il prodotto. Dunque il produttore, come nella produzione tradizionale di beni o servizi, doveva ricorrere a un finanziamento per produrre un prodotto, che sia cinema o che sia edilizia, casa o che sia pane, deve investire dei soldi, comprare materie prime, che nel caso della produzione erano i soggetti, sceneggiatura, attori, tutta l'organizzazione, la macchina produttiva, su una possibilità di stima di vendita, ritenendo che quel prodotto avrebbe generato determinati proventi, portava questo prodotto finito, fatto, attraverso i distributori, soggetti non specializzati nella produzione ma nella commercializzazione di quel prodotto, portava questo prodotto fino al pubblico e gli utenti fruivano quasi passivamente di questo prodotto, pagando un prezzo di accesso a questo prodotto, da cui il prodotto stesso ricavava, e dunque il produttore ricavavano poi il rientro dell'investimento e la futura generazione di proventi, se erano stati particolarmente bravi. Questa struttura produttiva verticalistica si rifletteva anche sulla struttura finanziaria. Bisognava far ricorso a finanziatori che in una prospettiva futura si basassero su una possibilità di stima, dunque scommettessero su quel prodotto con più o meno analisi critica di quello che potessero essere le revenue, quelle che sono le stime di vendita di un prodotto, ma sarebbe indifferente parlare di cinema come parlare di un'automobile, come parlare di qualsiasi altro bene di libero scambio. I finanziatori poi conferivano il capitale che consentiva alla produzione di realizzare quel prodotto in quel momento in perdita sostanziale, dunque in sostanziale investimento, e rientravano appunto dei proventi pagati dall'utente per avere accesso a quel prodotto. Il paradigma creativo era questa forte influenza di una produzione statunitense, che la macchina produttiva era assolutamente eccezionale, complice, abbiamo detto, una popolazione sicuramente abbastanza forte, complice un'unità di linguaggio, complice una possibilità di esportazione del prodotto, perché poi l'inglese da lingua commerciale è diventata una lingua mondiale, soppiantando poi la lingua della diplomazia che era il francese, e dunque è diventata la lingua del viaggio, del commoner, attraverso questa facilità di diffusione linguistica ha consentito poi di arrivare sostanzialmente in tutto il mondo. Sono pochi i paesi che vedono film nella loro lingua nativa, o perché li producono noi italiani o perché li doppiano. In tutto il mondo credo che siano soltanto meno di una decina: Francia, Germania, Spagna, Italia, in Latin America, che doppia in una lingua, in uno spagnolo leggermente diverso dallo spagnolo castigliano della penisola iberica, e forse qualche paese asiatico. Per il resto tutti quanti sottotitolano, dunque molto facile che il prodotto inglese venga liberamente sottotitolato e mandato in tutto il mondo, con una capacità di comprensione leggermente superiore al prodotto italiano sottotitolato, perché alla fine quel sottotitolaggio non viene preso come unico modo esclusivo di fruizione della parte verbale del film, ma comunque l'inglese di sottofondo viene compreso da una popolazione molto più ampia. Questo ha portato dal punto di vista creativo a una
concentrazione della creatività negli Stati Uniti a una diffusione di quella creatività statunitense e dunque l'esportazione dei modelli statunitensi anche nel nostro mondo europeo e asiatico. Qualche giorno fa siamo tutti impazziti perché c'era il Black Friday. Qualche giorno ancora prima festeggiavamo tutti Halloween. 30 anni fa non sapevamo che cosa fosse un Black Friday, Halloween era il giorno dei morti e le feste erano molto più tradizionali. Oggi festeggiamo tutti, insomma, festività tendenzialmente americane e comunque permeate di quel disegno, di quella creatività e di quella espressione anche grafica e visiva che sottilmente finisce per influenzarci. E io mi diverto sempre a ricordare che Babbo Natale come noi lo conosciamo in realtà non è altro che un enorme spot della Coca-Cola, perché Babbo Natale è vestito di bianco e di rosso solo perché bianco e rosso sono i colori della Coca-Cola, che fece intorno agli anni credo 40 o giù di là, 30-40, una pubblicità, una grandissima campagna di pubblicitaria della Coca-Cola con questo Santa Claus che dovrebbe essere vestito probabilmente di verde perché ha una sorta di salopette di pelle e vive nei boschi della Lapponia. In realtà lo vestivano i colori della Coca-Cola e per noi Babbo Natale, per i bambini di adesso Babbo Natale ovviamente ha quell'immagine. Dunque c'è questo movimento fortissimo di quasi di imposizione strisciante e creativa. Oggi il famoso ed esecrato cambio di paradigma. Perché? Perché entrano in gioco questi misteriosi nuovi player, questi streaming media services o OTT, contenuti over the top, eccetera, eccetera, comunicati direttamente agli utenti saltando quell'originale filiera distributiva e dunque anche lì il mito della distruzione della distribuzione, che in realtà no, non finisce, deve sapersi ovviamente trasformare. Ma gli OTT bypassano i fornitori di servizio, i cosiddetti broadcaster tradizionali via cavo, etere, satellite, per arrivare direttamente nelle case degli utenti, forti ovviamente dell'evoluzione tecnologica degli ultimi anni con la banda larga. Non esisterebbe questo mercato se non esistesse la banda larga e internet, dunque la capacità di trasmettere le immagini con una fluidità che ancora 10 anni fa probabilmente ci sognavamo. E esplodono i player, Netflix, Prime Video, Google Play, Hulu, Showmax e tutti quanti, Disney Plus è l'ultimo entrato in gioco, Apple TV, tra poco appunto Google investirà e investono tutti valangate di soldi con una particolarità che non investono più secondo il modello tradizionale. Perché mentre il modello tradizionale che abbiamo visto prima partiva dal produttore che creava un bene, che abbiamo detto poteva essere come un computer piuttosto che un film, andava al distributore che localmente conosceva il mercato, il negozio di computer che ha i suoi utenti che si recano nel negozio e comprano computer, raggiungeva finalmente gli utenti, qua rovesciamo il meccanismo. Ciò che è importante per la produzione è l'ultimo, quello che era l'ultimo anello, è la base degli utenti. Netflix è forte perché aveva un database di utenti che amavano il cinema, di cui già conosceva i gusti, perché per 10 anni e per un periodo di accavallamento anche oltre aveva fornito a quegli utenti i DVD via posta con un sistema molto semplice: ti mando il DVD, se tu me lo ritorni indietro te ne mando altri, puoi scegliere dal catalogo e li scegli anche attraverso internet cliccando eccetera eccetera, ma non riesci a vederli perché la tecnologia non consente ancora una trasmissione dell'immagine di quella qualità e poi me lo ritorni indietro. Racconta la leggenda che Netflix sia nata perché i due fondatori di Netflix, uno dei due si era dimenticato di restituire il DVD al negozio e aveva pagato una penale mostruosa. Invece che cosa dice Netflix? Dice semplicemente: tu mi paghi un abbonamento, che tu ti tenga quel DVD per 5 mesi, o che tu me lo restituisca e io te ne mando un altro, a me stai pagando sempre l'abbonamento. E nella misura in cui tu quel DVD me lo restituisci un giorno dopo averlo visto, io te ne mando un altro e tu mi paghi sempre lo stesso abbonamento. Dunque la base economica è la raccolta degli abbinamenti. E non è un caso, e torno indietro di una slide, che tutti questi, Netflix ha una base di utenti a cui forniva DVD via posta,
Amazon ha una base di utenti che ricevono beni fisici perché li ordinano online. Tra l'altro Prime Video non si chiama Amazon Video, si chiama Prime Video perché viene agganciato a un servizio Prime che non era altro che la consegna gratuita, perché tu pagavi una fee annuale invece di andare a pagare tutte le singole consegne. Dunque anche lì un database di utenti che tra l'altro vengono già schedati in base alle loro preferenze, perché se io vado a comprare su Amazon i DVD fisici, così come facevo prima dell'avvento di Prime Video, di determinati generi cinematografici, Amazon ovviamente a mia insaputa, ma molto furbescamente, fa data mining su quello che io compro e dunque conosce i miei gusti, ma conosce i miei gusti non soltanto dal punto di vista di cinema, conosce i miei gusti anche dal punto di vista di libri, e quando a un certo punto un libro viene comprato da una massa di lettori, quel libro diventa potenzialmente un candidato per diventare un film, perché Amazon sa benissimo di avere già una base di lettori che andranno a vedere probabilmente quel determinato film. Dunque questo lavoro di ingegneria dei dati dietro è assolutamente fondamentale. Google ha una base di utenti, anche qua, non cinematografica, una base di utenti di tutti gli utilizzatori di telefoni Android o di utenti registrati su Gmail o di persone che fanno ricerche su internet, e anche lì ovviamente Google in maniera depersonalizzata, anonima e tutte le cose che vogliamo più o meno credere che siano più o meno vere, fa comunque raccolta di dati. E dunque se io vado a cercare chi è quell'attore di quel film che ho visto in televisione, chi è l'attrice di quell'altro film, quando è uscito il nuovo film di Coppola, che cosa ha fatto Keanu Reeves negli ultimi anni, ovviamente sanno benissimo quali sono le mie preferenze. La stessa cosa Hulu, Showmax, che nascono comunque da basi di utenti esistenti. Apple ha una base di utenti di tutti gli utilizzatori di iCloud, dunque tutti quelli che si sono registrati con i vecchi indirizzi iCloud, @mac.com e così via. Disney, nemmeno a dirlo, è un conglomerato assurdo che riesce che ha inglobato tutto quanto. Disney ha una posizione particolare perché prima commentavamo che mentre tutti questi operatori, Netflix, Amazon, Google, si muovono sul mercato andando a cercare la produzione locale per meglio penetrare nei mercati, Disney invece ha una posizione un po' più tradizionale, perché ha ancora la posizione del produttore che ha trovato un canale broadcasting OTT per distribuire il suo prodotto, sta recuperando tutti i film di titolarità Disney che aveva dato intanto nel frattempo agli altri, e se li sta riprendendo tutti quanti per fare il suo canale, distribuire il suo prodotto. Non è un caso che Disney sia così vecchio stile. In mezzo a tutti questi è l'unica delle Big Five che è rimasta in piedi, ed è l'unica delle Big Five che è diventato un OTT. Non troverete Paramount, non troverete Sony, non troverete Universal, non troverete tutti gli altri. Che non è escluso che riescano a infilarsi in questo mercato, ma si infileranno sempre in quella modalità tradizionale. Io sono NBC Universal, produco dei film e li distribuisco su una piattaforma. Me la posso fare la mia piattaforma, posso appoggiarmi alla piattaforma di Netflix. Alla fine perché devo combattere per crearmi la mia base di utenti quando posso andare direttamente sulla base di utenti di Netflix? Disney ha la forza per dire: sapete che c'è, ho talmente tante franchise, ho Disney e dunque tutta la galassia ovviamente che conosciamo, ho Pixar fondata da Steve Jobs e dunque tutti i da Toy Story in poi tutte le produzioni di film di animazione fatti via computer, se furono i primi fatti via computer, ho tutto i Marvel e dunque tutto l'universo dei supereroi fuori dalla DC Comics, ho tutto Star Wars e dunque non soltanto la nonologia, ormai penso che siano 9 film, non so nemmeno come si definisca una tre trilogie, una trilogia al cubo, e ho National Geographic, dunque anche documentari, praticamente ho tutto questo, me lo riporto in pace. Ovviamente a questo punto mi ci faccio il mio canale, perché tanto ho sicuramente gli utenti e ho sicuramente un pubblico di utenti tra Pixar, Disney e Marvel di una base abbastanza economicamente ricattabile.
chiunque ha dei bambini si farà Disney Channel per forza, perché non puoi privare tuo figlio dei cartoni Disney, e dunque ha un leverage, una leva assolutamente forte che gli altri non hanno, perché io posso chiudere Netflix a mio figlio, non li potrò chiudere Disney assolutamente. Ritornando al paradigma produttivo, a questo punto vediamo che prima partiamo dalla base di utenti. Io ho gli utenti Google, io ho gli utenti Apple, io ho gli utenti Netflix, io ho gli utenti Amazon. Cosa faccio con tutti i soldi che mi danno gli utenti? Perché vendo libri, dischi, macchine fotografiche? Perché vendo cellulari e sistemi di ricerca online? Perché vendo computer, cellulari e orologi digitali, eccetera, eccetera, eccetera? Vado a costituire non una produzione, ma un distributore, il Netflix Apple Prime di turno, cioè l'output, il contatto con il pubblico, e come lo riempio di contenuti? Lo riempio di contenuti semplicemente con il licensing, cioè sono library esistenti, le prendo, le infilo tutte dentro nel mio sistema e do agli utenti l'accesso a fronte di un abbonamento. Ma poi scendo a un livello più profondo e dico: divento io stesso produttore. Perché pagare qualcun altro per acquisire dei contenuti? Perché ovviamente nel momento in cui io sono ancora a livello di distribuzione ho un taglio, un markup su quella distribuzione, ma poi devo andare a pagare il titolare dei diritti, che avrà dei diritti library, mi costeranno magari poco, ma sono sempre diritti library, sto dando soldi a un terzo. Perché devo dare soldi a un terzo? Comincio a produrre il mio prodotto e comincio a produrre un prodotto sempre di maggiore qualità, ed è qui che nasce l'original content. E non è un caso che Netflix, Amazon, Disney, Apple, Google tra poco stiano producendo il proprio original content, fino ad investire miliardi negli original content, laddove l'original content svolge una serie di funzioni. La funzione di proporre, innanzitutto la funzione di non andare a pagare un terzo, perché propongo un prodotto e mi incasso direttamente i soldi. Alla fine, se quel terzo produce e lo dà a me per distribuire, io sono andato da lui per riempire la mia library, quel terzo presumibilmente fa un business che ha una redditività, altrimenti non la farebbe. Perché devo lasciare quella redditività al terzo? Mi inglobo il business del terzo, me lo porto dentro e creo quella stessa redditività che sto dando al terzo pagandolo, me la creo internamente. Io mi diverto da avvocato a capire i movimenti dei produttori, di questi nuovi produttori OTT. Chi è che adesso uscirà fuori? Google. Chi è che, perché sapevo già 2 anni prima che Apple avrebbe cominciato a produrre? In una maniera assolutamente banale, nel mio piccolo data mining, perché io sono in contatto con i legali di Fox, di Paramount, di Universal, eccetera, eccetera. A un certo punto l'ufficio legale di Universal viene decimato e i miei contatti vanno a finire in Netflix. E scopro che il mio collega americano, con il quale ho sempre dialogato in Paramount, adesso è in Netflix. Ah, e perché è in Netflix? Perché devono acquisire diritti e devono fare contratti di produzione. Perché se il mio collega lavorava in produzione dal lato Paramount, oggi evidentemente è stato acquisito con un'offerta migliore per fare la stessa cosa dal lato Netflix. A un certo punto cominciano a scomparire i produttori interni di Paramount, perché poi rispuntano fuori sotto il cappello Netflix. A un certo punto cominciano a scomparire i legali di Netflix. Dice: dove sono andati? In Apple. E gli ha fatto di nuovo un'offerta più forte e si sono spostati. E di conseguenza ho un'anteprima involontaria, in realtà basta vedere i movimenti su LinkedIn, ho un'anteprima involontaria di chi sarà il prossimo produttore. Perché se io ho i soldi di Google o Alphabet, ho i soldi di Apple, che è la società che ha una delle maggiori liquidità, insieme con Amazon ed ExxonMobil ha la maggiore capitalizzazione di mercato e la più grossa liquidità al mondo, io cosa faccio? Vedo che i produttori di contenuti hanno una revenue, un margine. Decido che quel margine non deve essere loro, deve essere mio, il famoso discorso del diventeremo tutti produttori esecutivi, probabilmente sì. Mi voglio accaparrarmi quel business, non ho internamente, perché produco computer o perché produco motori di ricerca e servizi web, non ho internamente capacità produttiva, cosa faccio? Mi assumo lo staff.
prendo una società di hiring e mi assumo le persone migliori in tutte le altre società, creandomi una divisione. Non ho problemi, butto dentro denaro a palate, tanto poi so che mi ritornerà sul lungo periodo. Faccio quello che un produttore normale non potrebbe fare perché non ha la capacità finanziaria. Perché non ha la capacità finanziaria? Perché non ha quegli utenti che lo stanno pagando per qualcos'altro. I produttori tradizionali dovevano andare dal finanziatore, se non ce l'avevano, magari cercare di scontare dei contratti di vendita, accedere al credito attraverso le banche. Qua abbiamo gente che ha i soldi di Google dietro, dell'advertising, di Google AdSense, ha i soldi di Apple, della vendita degli iPad, degli iPhone, ha i soldi di Amazon, della vendita dei libri, della Galassia, ormai non la definisco libri per convenzione perché non posso fare l'elenco di tutto ciò che vende Apple, penso dagli elefanti alla spilla, come si diceva una volta. Per cui hanno soldi da buttare dentro la produzione e creare una nuova struttura produttiva. Per cui partono dagli utenti che gli danno i soldi, non hanno bisogno di finanziatori, non accedono alle banche, non gli importa quasi niente nemmeno del tax credit. Noi italiani andiamo là baldanzosi, dici guarda che da noi c'è il 30%, vabbè sì ma non c'è problema. È quasi una revenue il tax credit, mentre per noi nel piano finanziario di un film il tax credit significa ci metto 70 e il 30 me lo dà lo Stato, cerco soltanto di finanziare l'interinale in modo da pagarlo e recuperarlo sotto forma di credito d'imposta e poi lo devo monetizzare. Gli americani arrivano e dicono no, io ti do 100, poi il 30 è già una revenue automatica, comodissimo. Questo paradigma produttivo appunto si riflette dal punto di vista finanziario. Parto dai proventi che mi arrivano da un'attività collaterale, divento il finanziatore di me stesso ed entro in produzione. Questo però comincia a comportare un vantaggio in realtà per noi periferici, marginali, piccoli italiani, francesi, inglesi, tedeschi, estoni, lettoni, giapponesi, eccetera, eccetera, che mentre prima le major producevano per il loro territorio, i 380 milioni di americani, e quasi residualmente hanno cominciato a vendere all'estero i film americani, che poi, capito, li rendevano una revenue più o meno pari in tutto il mondo a quello che li rendeva nel loro paese, ma questo significa che un film che incassava 100 milioni faceva 50 negli Stati Uniti, 50 nel mondo, tutti i paesi, dunque sì, va bene, ma loro erano già soddisfatti con la loro distribuzione domestica, non avevano bisogno di penetrare i nostri mercati, perché eravamo noi ad andare a cercare il prodotto creativo americano, Grease o tutte le sue declinazioni, Mission Impossible, Rambo, qualsiasi cosa. Oggi invece i fornitori di contenuti OTT devono penetrare i mercati per una serie di ragionamenti sinergici. Devono penetrare il mercato perché devono entrare nella creatività di quel mercato andando a fornire a quel pubblico qualcosa che quel pubblico vuole. Devono penetrare il mercato perché se penetro in un altro paese intanto li vado a vendere tutto quello che collateralmente finivo per vendere da un'altra parte. Se io aumento il numero di utenti di Prime Video, contestualmente gli ho regalato l'abbonamento Prime di Amazon e dunque non pagano più le consegne. E dunque se entro in Malesia con Prime Video, dove magari Amazon non vendeva o vendeva poco in Malesia, o in Cina dove ci sono altri venditori, Alibaba, eccetera, nel momento in cui io faccio il rovescio, mentre prima entravo a gamba tesa su quelli che non pagavano le consegne regalandoli il video, qua invece entro a gamba tesa su quelli che mi pagano il video regalandoli le consegne. Ma soprattutto devo andare a interagire con le realtà locali. E questo è un grande vantaggio perché a questo punto i produttori americani non sono più americani, Netflix è delocalizzata, Netflix vuole produzioni locali e qui cominciano quelle produzioni come The Young Pope, L'amica geniale, Gomorra, Suburra, produzioni che hanno una forte radice nel territorio e eventualmente hanno una fruizione locale sicuramente ed eventualmente finiscono poi per essere esportate all'indietro, cioè il prodotto italiano, il prodotto tedesco, il prodotto francese viene visto anche negli Stati Uniti
in maniera probabilmente marginale rispetto a quello che è la produzione statunitense, ma viene visto perché non ha più costi di trasferimento oltreoceano, non c'è bisogno di doppiaggio, lo sottotitolano, tecnicamente non devono stampare pizze cinematografiche del film italiano da distribuire negli Stati Uniti con un costo di riproduzione, hanno un file digitale una volta caricato sulla piattaforma, che sia di qua o di là, non importa più niente. A questo punto ai player locali si apre la grande opportunità di riscrivere le regole del gioco, cioè di scrivere quel paradigma. I fornitori di contenuti oggi sono chiamati a riscrivere le regole del gioco, e quella è la famosa transizione da un paradigma all'altro tramite una rivoluzione. Per inciso, il modello tipico del cambio di paradigma è la rivoluzione copernicana, perché cambia dal sistema tolemaico al sistema copernicano, e noi usiamo la locuzione rivoluzione copernicana nel senso per esprimere una qualsiasi rivoluzione assolutamente drastica che ha rovesciato il famoso paradigma di prima. Ecco, questa è una rivoluzione. I contenuti oggi richiesti dalle piattaforme OTT sono contenuti locali o comunque localizzati, non sono più prodotti americani che noi importiamo e subiamo passivamente, sono prodotti che consentono ai produttori non statunitensi di proporre nuovi contenuti, di avere uno sbocco e una piattaforma, che sono ancora prodotti che dovranno essere proposti a queste piattaforme ancora secondo il vecchio paradigma, cioè utilizzando degli strumenti che conoscono. Perché? Per quel discorso che vi dicevo prima degli staff che sono entrati all'interno di Netflix, Amazon, eccetera, eccetera. Gli staff legali, produttivi, manageriali che sono all'interno di queste società vengono comunque ancora, per una questione anagrafica, dalle Paramount, dalle Fox Searchlight, da NBC Universal, e dunque ancora si portano dietro quel retaggio della produzione classica. Dunque noi dobbiamo andare a proporre prodotti che siano digeribili da quello staff produttivo, ma che siano finalizzati ad essere fruiti attraverso le nuove piattaforme OTT, con tutto quello che può comportare dal punto di vista dei vantaggi tecnologici, nuovi formati, web series, virtual reality, la capacità di fare, ad esempio, ancora pensiamo a produrre il film, il cortometraggio, il documentario. Non siamo ancora abituati a produrre le pillole di 10 minuti, che le pillole di 10 minuti invece è un formato che sul web va tantissimo e che i giovani della generazione Z, che abbiamo visto in una slide, fruiscono molto rapidamente perché hanno una soglia di attenzione bassissima, vogliono immediatamente la botta di adrenalina della risata o del thriller, eccetera. Per cui esistono serie di micro horror di 10 minuti, dove tu su una panchina con il cellulare in mano, perché anche la fruizione attraverso il device è cambiata, ti guardi questi, metti la cuffia, magari i cuffioni quelli belli isolanti, ti spaventi per 10 minuti, poi ti vai a prendere il gelato con gli amici. Una fruizione che noi non conosciamo perché non siamo anagraficamente abituati a questo. Ancora parliamo di going out al cinema, il cinema non muore, going in, remaining in sul divano di casa. Alla fine il divano di casa è la televisione delle sorelle Kessler, insomma, ci siamo già, i nostri genitori stavano sul divano di casa. Si è parlato di per anni e anni e anni della televisione che uccide il cinema, non c'è mai riuscita. La televisione non ha ucciso il cinema, non lo uccideranno le OTT. Ma anche il ragazzino di 10 anni vuole andare a vedere James Bond sullo schermo, diventa quel going out, diventa l'esperienza, diventa una fruizione. C'è una seconda fruizione che è la serie, non mi vedrei mai Suits al cinema, ma mi sparo 5 episodi di fila e me li vedo sul divano di casa. I giovani hanno una fruizione da panchina e da device mobile che noi non utilizziamo, ma che sarà il futuro e verso il quale è meglio che questi produttori si spostino velocemente, perché dovranno fornire qualcosa al pubblico di domani. E una volta imparate le regole del gioco, a questo punto i produttori, soprattutto quelli non statunitensi sempre, acquisiscono quegli skill legali e produttivi che consentono di giocare al tavolo dei grandi, al tavolo di questi partner americani. Qui ho buttato tutta una fila di scioglilingua che sono escrow, cama, sales estimates, con distinzione fra ask and take, worst, medium, best scenario, sales estimate, banking, packaging, partner, bridge financing, collateral, securitization, backends, last in, first out, output deal, eccetera. Perché le ho messe? Perché mi sono divertito a infilare tutti quelli che sono, tutti, una parte di quelli che sono gli strumenti che le produzioni strutturate americane, statunitense, utilizzano nella produzione audiovisiva e che noi completamente conosciamo.
Perché in Italia abbiamo ancora la produzione alla forse Fellini, telecamera in spalla, ottima, grande cinema, ma era telecamera in spalla, regista che dirige gli attori e produzione di un prodotto che poi vediamo come lo vendiamo. Gli americani hanno una grande capacità, hanno poca creatività, ma sopperiscono alla mancanza di creatività che tipicamente, insomma, mediterraneo-europea, italiana e un pochino nordica, sopperiscono con una grande capacità di processo. Io dico sempre che noi abbiamo scritto, gli italiani, abbiamo scritto la Divina Commedia, i francesi hanno avuto Balzac, ma gli americani hanno mandato l'uomo sulla Luna. Perché hanno mandato l'uomo sulla Luna? Perché mandare l'uomo sulla Luna non richiede creatività, richiede una serie di processi. Fornisci combustibile al motore, accendi motore, calcola traiettoria, calcola minuti di combustione, calcola quanto è stagna la navicella e manda l'uomo sulla Luna. Gli americani producono il cinema nello stesso modo. Utilizzano tutta una serie di strumenti, che sono questi che vi ho buttato così alla rinfusa, che magari poi oggi pomeriggio ne parliamo su che cosa sono esattamente, che sono completamente sconosciuti alla produzione italiana. La mia formazione come avvocato nel settore è una formazione statunitense, io sono cresciuto in uno studio americano, Logan Loeb. Quando mi interfaccio con gli italiani, gli dico, guarda, puoi usare anche questo. No, davvero? Sì, ma guarda che non, se io insegno anche all'ITS, alla Fondazione Rossellini, una delle lezioni che i miei studenti adorano è come si produce un film da 40 milioni di dollari senza aver messo mai una lira. Dice, non è possibile. No, io vi faccio l'esempio, esiste, è possibilissimo, se volete ne parliamo questo pomeriggio. Attraverso questi strumenti è possibile. Ovviamente ci vuole una rete di contatti, ci vuole una professionalità, tutto quello che volete, ma gli americani hanno distillato la capacità di produrre i film nello stesso modo in cui hanno distillato la capacità di produrre bulloni, la capacità di produrre automobili, la capacità di produrre qualsiasi bene. Hanno industrializzato il processo. Il grande vantaggio che abbiamo noi è che noi possiamo imparare la loro industrializzazione, ma loro non possono imparare la nostra creatività, perché è una questione culturale. Allora, se noi impariamo le regole del gioco e impariamo quali sono gli strumenti, e non è un caso che nelle slide di prima ci fossero Wildside e Cattleya, perché Wildside e Cattleya sono produttori italiani che hanno imparato le regole del gioco. Io faccio contratti con Wildside, ho fatto contratti con Cattleya e mi trovo a dialogare con persone che sanno che cos'è un Kama, sanno che cos'è un ESCO, sanno che cos'è sono le sales estimate e come vengono gestite, sanno che cos'è un deferral, un backend, eccetera. E dunque giocano, guarda caso, su quei tavoli e dunque vengono acquisite da quei player ancora più grandi che hanno bisogno del produttore italiano, locale, per fare produzione e che non soltanto vengono qui, come il nostro timore, ci ridurremo a produttori esecutivi perché arriva l'americano che deve girare a Matera e noi gli facciamo la produzione esecutiva. The Young Pope, l'amica geniale, Montalbano. Sono creatività nostra, sono contenuti nostri, non sono contenuti americani di cui noi stiamo facendo gli esecutivi, sono contenuti nostri. Allora è vero che probabilmente non saremo più produttori come ce li immaginavamo prima, ma del resto nemmeno più distributori sono distributori come se li immaginavano prima. Si sono modificati, si sono evoluti. Chi si evolve sopravvive, chi non si evolve purtroppo soccombe. Fallita la Kodak perché si è incaponita a fare pellicole di celluloide. Tutti quelli che invece sono passati alle memorie digitali sono sopravvissuti, perché questo è il mercato. Allora, se noi riusciamo ad imparare le regole del gioco e a rinunciare probabilmente a quella posizione produttorocentrica del voglio fare tutto io, probabilmente entriamo in quel gioco, otteniamo i finanziamenti, ma sviluppiamo la nostra creatività, non la loro, e dunque non saremo mai produttori esecutivi, perché la creatività sarà la nostra, indipendentemente poi, come diceva Alberto Pasquali, della reale posizione di chi possiede i diritti. Ho fatto contratti in cui i diritti sono tutti del finanziatore Amazon, ma la società di produzione risulta essere la società italiana e il prodotto è italiano, di un regista italiano, con una sceneggiatura italiana, un remake di un film italiano. Cosa c'è di più italiano di questo? Finanziato con 20 milioni, perché altrimenti quel film non si poteva fare,
E dunque i 20 milioni arrivano attraverso una struttura finanziaria che invece viene alimentata dai famosi utenti, perché il paradigma è cambiato. Grazie alle nuove regole, imparate le nuove regole, padroneggiate gli strumenti, i produttori nazionali sono pronti a fornire contenuti alle piattaforme OTT. Ed è un mercato ricco, perché è un mercato che sta crescendo. Questo è gli utenti soltanto europei, non americani, soltanto europei, delle piattaforme SVOD, Subscription Video On Demand. Questo è il mercato americano dei tre primi player, Netflix, Amazon e Hulu, e anche questo è in crescita. L'arco temporale 2013-2018, 5 anni soltanto, e questo è il numero delle serie originali prodotte e diffuse ogni anno. Vedete che l'incremento è sostanziale, diciamo, nelle altre slide. Sicuramente è un buon mercato europeo, quello americano in forte crescita, ma quello che mi stupisce è questo: le serie originali, che è una crescita che definire esponenziale sarebbe quasi pessimistico. Sono serie originali perché? Perché hanno capito che non vogliono più comprare dalle library. E la produzione di Irishman di Francis Ford Coppola lo dimostra, perché vogliono cominciare a produrre contenuti che spingono l'utente a dire: sai che c'è? Mi faccio l'abbonamento a Netflix non perché voglio vedere le serie vecchie che non trovo più in giro, mi faccio l'abbonamento a Netflix perché voglio vedere quel film specifico, perché sono appassionato di grande cinema. E una volta che ho fatto l'abbonamento, che con 10 euro al mese, 12 euro al mese l'abbiamo visto in 4, e dunque mi conviene rispetto al grande schermo, alla fine mi dimentico di avere l'abbonamento. Ogni mese si addebita sulla carta di credito e sono diventato un utente in più della piattaforma. Grazie.